Salve a tutti. Purtroppo l'ultima giornata di campionato è stata rinviata a causa terreno poco praticabile. Niente sfida contro il Castelnuovo dunque per Samuel e compagni. Ancora 9 partite prima della fine del campionato. Riuscirà l'MSP a ritrovare la striscia positiva? Scopriamolo. Ragazzuoli, ci siamo! Oggi è martedì e come avete potuto capire, questa domenica non abbiamo giocato perché purtroppo il campo era a dir poco impraticabile e quindi gli arbitri assieme ai capitani di comune accordo hanno deciso di non giocare e di sospendere la gara. Gara che verrà recuperato la prossima settimana, che tra l'altro sarà anche la settimana del pallone d'oro. Avrò tre partite perché avrò, oltre l'impegno del pallone d'oro, anche le partite con l'MSP, quindi sarà una bella settimana tosta e intensa. Detto ciò, signori, ci dobbiamo preparare assolutamente bene per questa settimana, perché questa settimana dobbiamo affrontare una bella squadra che sta facendo abbastanza bene fino a qua. Andiamo direttamente all'allenamento. Sicuramente Mr. Fanti non parlerà perché ci sarà poco da dire, visto che non abbiamo giocato, quindi andiamo ad allenarci e poi ci vediamo direttamente a domenica. Speriamo bene. Forza! Ragazzi, ci siamo! Oggi, come potete vedere, è una bellissima giornata di sole. Le temperature stanno piano piano migliorando perché ci stiamo sempre di più avvicinando a quello che è la primavera. Dopo che la scorsa partita, purtroppo, causa maltempo, causa campo impraticabile, è stata rinviata, oggi si gioca. Nell'ultima partita giocata, purtroppo, non è andato benissimo perché non siamo proprio riusciti a fare bene contro lo Zola, che grazie a una valanga di gol si è portato a casa i 3 punti. Noi veramente allo sbando. In queste settimane però, ragazzi, ci sono stati un po' di problemi e c'è stato un po' di malumore generale che abbiamo risolto, perché ogni squadra che si rispetti, quando giustamente su un percorso affronta determinati ostacoli, determinate difficoltà, deve essere brava a sapere venire fuori, come stiamo facendo noi, perché non è stato un periodo roseo per noi, però lo può essere da qua in avanti. E allora, signori, adesso sto andando al campo, speriamo di fare bene in questa giornata di campionato, incrociamo le dita e forza MSP. Ci sentiamo per il discorso del mister, a dopo ragazzi, let's go! Oggi inizia la nostra avventura finale. Spero che, contrariamente a quanto fatto all'andata, se lo ricordate bene, all'andata non siamo entrati in campo. È stata una di quelle 5 partite in tutto l'anno in cui non siamo entrati in campo. Dobbiamo invertire la rotta e sapere che adesso sono 9 partite e noi abbiamo un obiettivo che va raggiunto in 2 modi adesso.
o mettendoci dietro quattro squadre, di cui l'ultima la mettiamo a 7 punti, l'ultima, adesso è 4 punti, oppure prendiamo quelle davanti, che sono a un punto da noi, la più vicina. Adesso la classifica va cominciata a guardare in maniera importante. Questo cosa vuol dire? Che intanto, come vi ho detto già altre volte, noi dobbiamo sempre, in qualunque caso, muoverla la classifica. In qualunque caso. Ma quando ci si presenta in partite come queste, in casa, contro una squadra che se ha 3 punti in più di noi, vuol dire che proprio molto superiori a noi non sono. Quindi diamoci dentro e non abbiate paura di nessuno. Va bene? Forza. Dallo stadio Ponte Rivabella un buon pomeriggio dai Matosci, è il giorno di MSP contro Virtus Camposanto, il Virtus che ha vinto all'andata per 1-0, ma oggi l'MSP in questa 23esima giornata di campionato ha l'opportunità di agganciare i biancoverdi a quota 28 in campionato. In porta Ruffoni, là in mezzo Samuel, il faro, arbitra Zannoni, si parte. MSP che arriva anche dalla batosta, l'ultima contro lo Zola Predosa per 6-1. Batte proprio Samuel, il numero 6, pallone profondo. Oggi riflette tantissimo il sole sul campo. Pallone dentro, poi chiusa subito la difesa e prova a ripartire. Sempre lui, il faro, il numero 6, Samuel. Perde però il pallone sulla tre quarti. Parte il destro, facile però. Pallone lungo a cercare Colace, che però viene anticipato. Poi subentra Lucarini, possibilità, chiuso anche lui. Rimpallo che però fa rimanere il pallone lì. Ne prova ad approfittare l'MSP. Dentro l'area di rigore, fermato ancora una volta. Ma poi subentra Bartolini, prova lo slalom. Bartolini, chiuso al momento del tiro. Occasione però per l'MSP. Grande serpentina del numero 11. Ancora Samuel. Parte il fischio dell'arbitro, parte anche il suo cross, il pallone toccato. Ancora giocabile per Bartolini, che allarga, cross in mezzo, si propone sempre il numero 11, poi Lucarini sul secondo palo, prova a rigiocarla in mezzo, facile però per Benetti, che fa ripartire i suoi. Tanto MSP in questi primi minuti, infatti perde ancora il pallone ed è ancora buono per Colace, il numero 10, dentro per Licciardo, che però non si intende con Bartolini. Buona però la trama di gioco. Prova a sgasare, traina sulla fascia destra. Il numero 2 dà un'occhiata in mezzo. Parte il cross, chiuso molto bene da Mensa. Poi ancora l'MSP che insiste con Colace, il numero 10. Prova a diventare sul vertice dell'area di rigore. Pallone dentro, deviato, sarà ancora corner. Tanto MSP. Sta maturando il gol. Attenzione, vediamo la Virtus dentro l'area di rigore, in difficoltà con la difesa. Poi un cross alto per Montorsi che non ci arriva. Esce palla al piede l'MSP, poi subito smentito e pallone lungo. E poi la Virtus, altro pallone perso. Tanto pressing dell'MSP che sta funzionando. Bartolini al limite. Bartolini prende la mira con il suo destro, la mette nell'angolino e fa 1-0. Meritatissimo il vantaggio dell'MSP. Grande gol, ancora una volta una palla persa da parte della Virtus. E al 32esimo del primo tempo, il numero 11 porta in vantaggio l'MSP. Virtus che non sta per niente trovando il suo gioco. Poi Mensa mette in mezzo questo pallone per l'inserimento di Lupi. Poi ancora l'allontanamento da parte della difesa. Ma arriva anche il duplice fischio dell'arbitro. Finisce 1-0 per l'MSP. Fine primo tempo, 1-0 per l'MSP con Bartolini. Filippo, come hai visto la partita? Ma allora, diciamo che ha avuto un approccio timido l'MSP, però alla lunga è venuta fuori e devo dire che ha fatto una partita di controllo e quando ha potuto attaccare ha fatto male. Esatto, quindi nel secondo tempo deve gestire il vantaggio e cercare anche di fare il 2-0 perché gli avversari possono colpire in qualsiasi momento. E invece Samuel, come l'hai visto? Ma allora, Sam ha fatto una partita di gestione, ha aggiustato la palla molto bene e devo dire che da interista mi ha ricordato Brozovic. Ah, attenzione, però sai, noi vogliamo sempre di più, quindi Samuel
speriamo che alzi questo livello nel secondo tempo e magari un gollettino, gli manca il gol, un tiro in porta o almeno un assist. Esatto, esatto. O almeno un assist. Io essendo un giocatore della terza categoria in Spagna devo dire che il livello mi è sembrato alto e quindi vedrai che Samuel farà, quando farà il gol poi cambierà tutto. Va bene, allora andiamo con il secondo tempo. Pallone dentro a cercare gli attaccanti, poi Ruffoni coi pugni. Samuel in qualche modo prova ad allontanare anche i rotatori. Rimane lì però la Virtus, conquista palla di nuovo con Mogavero, che poi però non si intende con il suo numero 10 Montorsi. Ecco qua Samuel sul punto di battuta, dopo i 100 tiri anche la 100 punizioni challenge. Dentro l'area di rigore, facile per Benetti però. Ancora la Virtus che insiste, pallone dentro, allontana in qualche modo la difesa, poi rotatori, guadagna una rimessa dal fondo, pallone altissimo, prova a riconquistare la palla all'MSP che è lì, ma è come in occasione del primo gol, sta facendo malissimo la Virtus, subisce anche fallo e sarà una possibilità gigantesca per il piede di Samuel. Stavolta però va rotatori con il mancino alto. Grande fraseggio dell'MSP che prova ad andare via. Bartolini allarga per Traina che prova a mettere il turbo. Parte il cross di destro per Colace. Col colpo di testa facile, centrale per Benetti. Si lotta su ogni palla in mezzo al campo. Forse c'è un fallo. Si prosegue. E allora Samuel prova ad andarsene con la sua velocità. Lato corto, guarda in mezzo d'esterno. Bellissimo il pallone sul secondo palo. Arriva il destro di Licciardo, che spedisce sulla luna. Poi pallone in verticale, un po' scoperto qui l'MSP, il sinistro, facile per Ruffoni. Calcio d'angolo, parabola ad uscire, dentro, colpo di testa che va a finire nell'altra porta, quella del riscaldamento. Sembra aver cambiato la Virtus, sembra un po' più stanco l'MSP. Allora prova, mette in mezzo questo pallone per Baraldi, colpo di testa, palo e poi Ruffoni in qualche modo, occasionissima per la Virtus per pareggiare. Mamma mia, a due passi dalla porta e a due passi dal gol i biancoverdi. Però grandissima giocata lì in mezzo, subisce anche fallo. Andiamo a rivedere qua, non è di testa ma proprio di bacino praticamente. Pallone profondo dentro l'area di rigore dove ci sono tutti i saltatori, ma soprattutto c'è Ruffoni che però non si intende. Stavolta a rientrare il calcio d'angolo sul secondo palo, arriva Mensah. Ancora calcio d'angolo, fotocopia di prima, sempre sul secondo, però Ruffoni non lo fa arrivare il pallone. E allora coi pugni allontana, prova ad uscire l'MSP, che sta soffrendo e non poco in questo frangente di partita. Dentro l'area di rigore col mancino, dire debole è poco, finisce fuori. Samuel con i suoi tentacoli prova e riconquista il pallone, prova a connettersi con Popolo, il numero 16 di quest'oggi, prova ad andarsene, prova ad accendersi. Popolo dentro l'area di rigore, fermato, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto abbastanza teso al centro dell'area, Bertan, 2-0 MSP. Samuel per Bertan è al trentesimo, è 2-0, spucato come un fantasma il centrale difensivo dell'MSP Calcio. Doppio vantaggio e ora per la Virtus si farà complicato rimontare. Andiamo a rivedere, riesce ad andarsene dalla marcatura con la rimessa laterale direttamente dentro l'area di rigore, poi Traina, poi il destro fantastico, mamma mia, di Mogavero che colpisce una traversa incredibile, perfetto era il tiro. Rinvio, pallone spizzato due volte, poi alla terza la palla che finisce tra i piedi di Popolo, i sapienti piedi di Popolo che prova ad andarsene, prova ad accendersi, lotta, forse commette fallo ma poi lo fermano. E riparte la Virtus, c'è stato anche un colpo però brutto, brutto colpo da parte di Pecorari che dà una gomitata a Popolo e si becca il rosso. Finisce qui la partita del numero 6. Andiamo a rivedere, sì, lo va proprio a cercare, ingiustificabile. Poi ancora con l'MSP che prova a cercare addirittura il 3-0. Samuel se ne va, grande giocata, sempre il numero 6 di Suola,
porta la palla verso la bandierina per perdere anche un po' di tempo. Sappiamo quanto è difficile comunque portare via palla a Samuel in queste situazioni. Popolo prova ad andare, allarga bene il pallone e lo tiene e lo gestisce molto bene l'MSP. Arriva il triplice fischio, MSP 2, Virtus Camposanto 0, l'MSP quindi agguanta quota 28 in campionato e spera ancora nei playoff. Dallo stadio di Ponte Rivabella, un saluto da Matosh. Campione! Kibi Fillo porta fortuna. Hai visto? Con Kibi Fillo si vince. Direttamente dalla Spagna, siamo venuti a supportarci. Sono venuto dalla terza categoria spagnola per prendere spunto, insomma. Com'è? Che differenza c'è tra la terza categoria spagnola e la prima? Ma secondo me è l'intensità. Perché comunque quando hai la palla non puoi ragionare, vero? Quindi tu devi già sapere cosa fare prima di ricevere il pallone. Così come in ogni categoria a salire. Ragazzuoli, la partita è andata così. Grandissima vittoria dopo una brutta sconfitta contro lo Zola, prima in classifica. Scusate se intervengo, ma dovevo intervenire. Ragazzi, ci spostiamo un attimo perché sta arrivando la macchinata degli arbitri. Oh yes. Quindi spostiamoci. Oh yes. Devo dire partita molto intensa. Sì. E devo dire che i primi 20 minuti ho visto un possesso palla della squadra avversaria un po' più elevata. Sì. Infatti mi sono detto un attimo, guarda, bravi, bravi. Però l'MSP Calcio non ha mollato e hanno comunque lottato e infatti hanno fatto 2 gol. E riguardo Sam, ha fatto una buona prestazione, non ha sbagliato e questo comunque ha aiutato la squadra a vincere, perché giustamente una persona non può vincere da solo, ma soprattutto in promozione. Esatto, ma servono comunque i colleghi. Certo. La forza, la l'unione, squadra, l'unione, capito? L'unione ed è quello che ci vuole. Esatto. Partita portata a casa contro un avversario, ve l'ho detto, alla nostra portata, come saranno tutte le prossime partite e saranno ognuna di queste partite scontri diretti. Quindi ragazzi, non sarà semplice per noi, dovremo unirci ancora di più con il gruppo. Ragazzi, per concludere volevo anche dare merito all'altra squadra perché ha giocato veramente bene. Poi c'è stata un'espulsione, hanno preso un palo, una traversa veramente clamorosa che poteva cambiare un po' le sorti di questa partita. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito questo magnifico episodio. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere come ho giocato, come avete visto anche i miei compagni. Oggi l'attacco ha fatto bene, grandissimo assist per me, ve l'ho messa lì sulla testa di Bertan. Dall'MSP è tutto, bella.